Creo que la culpa de que esto acabara no la tuvo nadie, nadie más que yo. Yo que me reía de que esto acabara, ahora estoy llorando porque se acabó. Dove hai pranzato oggi? Eh? Perché non mi hai risposto? Ho lasciato 3 messaggi sul cellulare. Cosa ti rogherà a fare il cellulare se non me lo tieni spinto? Se lo spegni io non so quello che sta succedendo e mi incazzo. Torno a pranzo e non ti trovo e mi incazzo. Scusa Antonio, non sapevo che saresti tornato a pranzo. Eh sì, certo, tu non sai mai niente. Hai sempre la testa fra le nuvole e pensi solo alle stronzate dei tuoi quadri. E guardami quando ti parlo, hai capito? Guardami! Perché? 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 La tua rabbia è come la mia paura. Toglie l'aria, ferma i rumori, è bianca e cieca. Non avere più paura, Antonio, non averne. Se tu non avrai più paura di me né di te stesso, ce ne potremo andare assieme. I put a spell on you. Si accomodi pure. Sì. Grazie, dottore. Cos'è questo? No, un questionario. CEREA, Centro di Rieducazione degli Aggressori. Inventario di idee comuni sulle donne. E io cosa c'entro? Rispondere sì, no, non so. Beh, leggo. Le donne sono inferiori agli uomini. Certo, sì. Se il marito porta i soldi a casa, le donne devono essere sottomesse. E certo, se i soldi li porto io, faccio quel che voglio, sì. Il marito è il capofamiglia, dunque la donna deve obbedirgli. Porto i soldi, sono il capofamiglia, quindi fai quello che dico io. La donna deve aver preparato il pranzo o la cena quando il marito torna a casa. Eh sì, cioè, ci mancherebbe ancora che io lavoro tutto il giorno, arrivo a casa e trovo pure a preparare la cena. Ma che cavolo di questionario. La moglie ha l'obbligo di avere rapporti sessuali col marito anche quando non lo desidera. Ma le donne lo desiderano sempre, ha l'obbligo, certo che c'è l'obbligo. Una donna non deve contraddire un uomo. E certo, io lavoro tutto il giorno, arrivo a casa, e deve pure mettermi a rompere, capito, certo. Perché se sono, basta mettere sì da tutte le parti, il problema è risolto. La violenza non è che una forma di preoccupazione dell'uomo verso la donna. La violenza non è che una forma di preoccupazione dell'uomo verso la donna. Certo, così almeno capisce. Sì. Se lui la picchia, lei sa perché lo fa. Sa cosa ha combinato. Certo. Sì. Se le donne volessero davvero, saprebbero come prevenire gli episodi di violenza. Certo che sì, è normale. Le donne sono solite provocare deliberatamente gli uomini. Se volessero, dovrebbero, saprebbero evitarlo. Le donne sono solite provocare deliberatamente, se volessero, davvero saprebbero evitarlo. Certo. Certo che se volessero saprebbero evitarlo, come prima. È normale. È diversa.
È diventata più bella, più elegante. Parla di amore. E di stronzate tutto il giorno. Perché cazzo va in quel museo quando sa che mi irrita? Non lo pagano neanche. Lo fa per provocarmi. E per questo. Le piace provocarmi. Un giorno o l'altro trovo uno di quelli che vanno nei musei a sentire tutte quelle stronzate e lei si innamora. Cosa succede, eh? A me che cazzo mi resta? Ma è tornata a casa da te? Con te? E perché dovrebbe andarsene? E perché dovrebbe restare invece? Perché dovrebbe restare con me? Di che cosa posso parlare io con lei? Di ordinazioni, di fatture, di frigoriferi. Cosa le offro? Una paga di merda, un appartamento di merda, vacanze con i miei genitori. Questo le offro. Perché cazzo dovrebbe restare con me? Forse perché la ami, forse perché l'ascolti e perché la incoraggi, perché non lo umili e perché ti interessa quello che fa e che pensa e perché non la becchi. Spell on you.